Non solo pelo. Così potrebbero intitolarsi un libro o un film dedicato a lui. Perché è vero che il suo mantello è il primo a colpire gli occhi e l'immaginazione. Lunghi capelli e pigiama da sera ne fanno uno dei cani più particolari e più belli del mondo. Ma è anche vero che sotto il pelo c'è un cuore e un cervello. Insomma, non è certo l'abito a fare il levriero. L'origine del levriero afghano non va ricercata indietro negli anni, ma nei millenni. È ritratto in un graffito del 2000 a.C., citato in un papiro egizio forse ancora più antico. E secondo la leggenda, c'era una coppia di afghani addirittura sull'Arca di Noè. L'espressione esotica e orientale è tipica della razza. Lo sguardo è diretto e scrutatore. Il temperamento è nobile e riservato, con una notevole fierezza. Come tutti gli standard inglesi, quello dell'afghano è molto breve e succinto. Ma indubbiamente dice le cose più importanti. Dice per esempio che il cane deve combinare forza e dignità, velocità e potenza. Questa semplice frase basta già ad escludere tutti i soggetti in cui siano state esaltate le caratteristiche estetiche, come il mantello, e tralasciate quelle funzionali. Un bel mantello non dà né forza, né velocità, né potenza. L'afghano non è certamente il più veloce dei levrieri. A dire la verità è uno dei più lenti. Quel che perde in velocità, però, lo guadagna in potenza e robustezza. Potremmo dire che non è una Formula 1, ma un'ottima macchina da rally. Va un po' meno forte, ma si adatta a tutti i terreni. È in grado di reggere più a lungo e si rompe meno facilmente. Il carattere del levriero afghano è decisamente particolare. Non si fila nessuno, sta sempre sulle sue e sembra decisamente troppo snob, al limite dell'antipatia. Ma questa è solo la faccia della medaglia riservata agli estranei. A lui non interessa fare amicizia con il primo venuto, anzi, gradisce mantenere una certa distanza. Il suo sguardo la dice lunga sull'indifferenza, condita pure da vago disprezzo, con cui osserva persone, animali e cose che non fanno parte della sua cerchia abituale. Cambia tutto però quando gli occhi del cane si posano sul padrone. Allora diventano dolci e teneri, come ad esprimere insieme amore e orgoglio. Quando vuole, obbedisce, ma dipende anche dagli ordini che gli diamo. Se il padrone gli chiedesse di esibirsi in giochetti da cagnolino, come dare la zampa, lui gli riserverebbe quel suo sguardo particolare che significa: ma sei scemo? Invece, sorpresa. Quando gli va, l'afghano diventa un vero e proprio pagliaccio. Con gli altri cani, l'afghano maschio è amichevole solo se vive in gruppo, cosa che tra l'altro gli piace moltissimo. Ma i cani figli unici sono spesso polemici o addirittura rissosi. La femmina, al contrario, è quasi sempre pacifica e giocherellona. L'afghano è molto gentile anche con i cuccioli a due e quattro zampe. Per quelli a due però bisogna distinguere. Se il bambino appartiene alla sua famiglia, il cane si scioglie in tenerezza. Quelli che non conosce li sopporta a malapena, specie se sono molto piccoli. L'afghano oggi è considerato soprattutto un cane da salotto e da show, ma in realtà lui è un magnifico atleta. E la carriera agonistica può dare a cane e padroni soddisfazioni ed emozioni che sarebbe un vero peccato perdere. Aristocratico o pagliaccio? Snob o simpaticone? Atleta o cane da salotto? L'afghano può essere tutto e il contrario di tutto. Un po' dipende da lui, molto dipende dal padrone. Di certo non sarà mai un cane noioso o scontato. Chi dovesse acquistarne uno, pensando di aver comprato una bella statua, si ricrederebbe velocemente. La cosa più importante, comunque, è ricordare che lui è un levriero. Riduciamolo a un bel peluche da mostrare agli amici e ci saremo persi un buon 80% delle sue potenzialità. Rispettiamolo e amiamolo per ciò che è, dandogli modo di esprimere la sua natura, e scopriremo un universo affascinante, sempre diverso, da assaporare giorno per giorno.
e da non dimenticare più.